Infatti Francesco Verderami, il capo del governo uscente, dice ai collaboratori: lei sveglia e si prepara a viaggiare per un po' di tempo. Tra i fascicoli, i decreti su concorrenza e l'attuazione del PNRR la prima volta si diedero del lei. Fu nei giorni delle consultazioni per il governo Draghi, quando Meloni si presenta davanti al premier incaricato per dirgli che noi faremo l'opposizione. Ma sappia che gli avversari li ha VR in casa. L'ex banchiere fu colpito da tanta schiettezza e dal consiglio non richiesto che ricevette: se posso, non stia a mediare. Perciò appena lei conceder qualcosa, quelli ne pretenderanno altre. Nacque così un dialogo che ieri ha vissuto il suo momento istituzionale nel passaggio di consegne a Palazzo Chigi, dove l'uomo di Francoforte e la ragazza della Garbatella si sono dati del tu. Un incontro avvenuto in un'atmosfera di cordialità: da una parte c'era chi si prepara a viaggiare per un po' di tempo, dall'altra chi cela dietro il sorriso l'angoscia della responsabilità. Certo, Meloni parsa a Draghi piena di aspettative e assai motivata, sveglia lei, ha detto ai suoi collaboratori al termine del colloquio. Durante il quale il presidente del Consiglio uscente ha raccontato i dettagli dell'ultimo vertice europeo, L dove l'Italia ha